dal food and drink al benessere, dal giardinaggio agli animali, dallo sport all'artigianato, all'Arezzo Fiere Congressi è così tornato Passioni in Fiera, una manifestazione matriosca che ha portato in città ben 10 fiere in una sola location. Nel padiglione principale, una vera e propria fattoria in città. Siamo qui nella fiera Passioni in Fiera per cercare di dare allegria anche ai più piccoli, ai bambini, facendoli conoscere anche delle razze di galline particolari, tutte razze ornamentali, abbiamo l'olandese dal ciuffo, la moroseta, quindi tutte razze ornamentali particolari che non troviamo nelle nostre campagne, ma solo con allevatori amatoriali possiamo portare avanti queste razze e tutelarle. All'Arezzo Fiere Congressi spazio anche alla Fiera del Disco e del Fumetto Usato e da Collezione, 160 banchi nei padiglioni di via Spallanzani. Siamo state due entità da coesistere tranquillamente, anzi ci siamo date una mano l'un l'altra. Potrebbe diventare una mini Lucca, l'idea è già di poter fare. Io non ero tanto d'accordo, però tutti mi stanno chiedendo di rifarla magari d'ottobre e inserendoci anche la festa della birra e chissà. Protagonista della seconda giornata Tex con lo storico disegnatore Fabio Civitelli. La città è piena di talenti, noi ci conoscono in tutto il mondo come la scuola Retina, io ne sono estremamente fiero di questo. E degli autori sono diventati autori internazionali come Marco Santucci, Maria Laura Sanapo. In più anche noi con Linktex pubblichiamo in Europa, in Sud America, quindi un po' ci conoscono nel mondo, ecco.